Ed ora la pagina economica, focus sulla Imalpal di Sant'Amazon, azienda leader mondiale nella produzione di pannelli in legno che diventa sempre più green. Oltre 300 dipendenti, due filiali, una negli Stati Uniti e una in Cina, la sede Imal a Sant'Amaso di Modena e pochi giorni fa ha festeggiato i 45 anni di vita. Il gruppo Imal Pale Globus è una delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, leader mondiali di macchine e impianti per la produzione di pannelli in legno. Nel 2008 che abbiamo visto la crisi, in questo momento abbiamo investito molto, abbiamo investito quello che ci mancava per essere completi, come i tedeschi. Quindi abbiamo fatto una società in Cina in cui produciamo le presse. Il nostro gruppo 14, 13 era sui 100 milioni, 14 sarà 120, e 15 sarà sicuramente 150 e 16 sarà sicuramente 200. Imalpal Group ha presentato all'auditorium fini di Confindustria il risultato del progetto finanziato dalla comunità europea HPRS, High Pressure Resination System, per la produzione di un ugello ad apertura variabile attraverso il quale le resine vengono spruzzate in modo omogeneo ad alta pressione. Un vero e proprio eco-rinnovamento. Per risparmio intendiamo una riduzione del consumo di resina, che generalmente si può attestare tra il 7 e il 15%. Considerato i grossi volumi di produzione di un impianto, diciamo, di MDF o particle board, significa diverse quantità di denaro risparmiate. Inoltre, grazie proprio a questo risparmio di resina, abbiamo anche una possibilità di ridurre le emissioni inquinanti emesse in atmosfera. Citiamo l'elemento più critico, la formaldeide, e oltre a questo anche riduzioni dal punto di vista di consumo energetico, in particolare per esempio l'elettricità possiamo citare un 15%. Ecco.